Brasile Corea del Sud 4-0 poker di Paquetá. Doha, Qatar, Brasile e Corea del Sud si giocano la qualificazione ai quarti di finale del mondiale. Chi passa trova la Croazia. I verde oro hanno chiuso il girone in testa, nonostante l'ultima sconfitta contro il Camerun. Mentre i sudcoreani hanno soffiato il secondo posto all'Uruguay, qualificandosi insieme al Portogallo. 20.5145 più 5 Paquetá e Richarlison sfiorano il 5-0. Fine primo tempo. Altra bellissima azione del Brasile al 46. Conclusa con un colpo di punta esterno da parte di Paquetá davvero raffinato, che però centra il portiere. Ci prova anche Richarlison poco dopo in contropiede, il tiro però è parato da Kim Seung-jiu col piede. Finisce il primo tempo. 20.3636 poker Brasile, segna anche Paquetá e un Brasile travolgente, in ripartenza Vinicius cucchiaia per l'arrivo di Paquetá. Che di prima calcia al volo indovinando il diagonale vincente. 20.3333 ancora Lisson su Wang H, bella azione sulla linea di fondo di Wang H. Che salta Militao e tira, Alisson però chiude lo specchio. 20.2929 golazzo di Richarlison e Tite Balla, che gol ha fatto Richarlison. Prima un gioco di prestigio con la testa con cui palleggia tre volte come al circo. Poi mette giù e scambia con Casemiro, 1-2 per presentarsi da solo davanti al portiere. Battuto col piatto. La festa coinvolge anche Tite che balla con la squadra. 20.1717 gran parata di Alisson, reazione della Corea del Sud, Wang H scarica un gran tiro dalla distanza ma Alisson vola e devia in corner, super parata. 20.1313 raddoppio di Neymar su rigore appena 13 minuti e il Brasile è già sul 2-0. Richarlison si procura il rigore e Neymar lo trasforma con straordinaria freddezza. Per Onei è il secondo gol in questo mondiale, il primo alla Tunisia, e il 76 gradi con la Selecao, a meno uno da Pelé. 20.077 gol di Vinicius al primo a fondo, il Brasile passa in vantaggio, dribbling di Rafinha a destra e cross basso. Neymar non ci arriva ma sul secondo palo c'è Vinicius, che controlla e piazza sotto la traversa. 20.001 inizia Brasile Corea del Sud in nazionali e si parte, la Corea gioca il primo pallone. Tite recupera Neymar e lo lancia titolare nell'attacco verde-oro, dall'altra parte invece guida la difesa Kim del Napoli. 19.45 sono a caccia del primo gol al 91 gradi minuto dell'ultima partita, sono partecipato per la prima volta a un gol in questo mondiale con la Corea del Sud. Fornendo l'assist per Wang per la rete che è valsa la qualificazione agli ottavi. Sonei ancora alla ricerca del primo gol in questo mondiale. 19.30 il dato curioso su Rodrigo. Rodrigo del Brasile ha fatto ammonire tre avversari in questo mondiale. Compresi due nell'ultima sfida contro il Camerun, più di ogni altro calciatore ancora nella competizione. Pur avendo giocato solo 114 dei 270 minuti a disposizione. 19.15 le formazioni ufficiali Brasile, 4-2-3-1, Alisson, Militao, Thiago Silva. Marquinhos, Danilo, Paquetá, Casemiro, Rafinha, Neymar, Vinicius, Richarlison. CT, Tite. Corea del Sud, 4-2-3-1, Kim Seung-jiu, Kim Un-wan, Kim Min-jae. Kim Yong-won, Kim In-su, Wang Kim-beom, Jung, Wang Kan, Lee, Hakkason, Koh S-CT, Paolo Bento. 19 curiosità su Brasile e Corea del Sud. Questo sarà l'ottavo confronto tra Brasile e Corea del Sud. Il primo in una partita ufficiale tra le due formazioni. Il Brasile ha vinto 6 delle 7 gare precedenti, 1-P. Di cui l'ultima per 5-1 lo scorso giugno. La Corea del Sud non ha mai battuto una nazionale sudamericana al mondiale. Pareggiando due volte e perdendo 4. Questa sarà la prima sfida a eliminazione diretta a un mondiale per la Corea del Sud dal 2010. Quando venne eliminata dall'Uruguay agli ottavi, 1-2.
In precedenza, ha vinto solo una delle 5 partite subito dopo la fase a gironi nella competizione, 1-3P, nel 2002 contro l'Italia. Il Brasile ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime 7 occasioni in cui li ha disputati ai mondiali, non vincendo nei 90 minuti solamente una volta e avanzando solo dopo i rigori nel 2014 contro il Cile. L'ultima volta che è stato eliminato a questo punto del torneo risale al 1990 contro l'Argentina. Stadium 974. Doha, Qatar, Brasile e Corea del Sud si giocano la qualificazione ai quarti di finale del mondiale. Chi passa trova la Croazia. I verdeoro hanno chiuso il girone in testa, nonostante l'ultima sconfitta contro il Camerun. Mentre i sudcoreani hanno soffiato il secondo posto all'Uruguay, qualificandosi insieme al Portogallo. 20-51-45 più 5 Paquetá e Richarlison sfiorano il 5-0. Fine primo tempo. Altra bellissima azione del Brasile al 46. Conclusa con un colpo di punta esterna da parte di Paquetá davvero raffinato, che però centra il portiere. Ci prova anche Richarlison poco dopo in contropiede, il tiro però è parato da Kim Seung-Jae col piede. Finisce il primo tempo 20-36-36 poker Brasile, segna anche Paquetá. È un Brasile travolgente, in ripartenza Vinicius cucchiaia per l'arrivo di Paquetá, che di prima calcia al volo indovinando il diagonale vincente 20-33-33 ancora Alisson su Wang H. Bella azione sulla linea di fondo di Wang H che salta Militao e tira, Alisson però chiude lo specchio. 20-29-29 golazzo di Richarlison e Tite balla. Che gol ha fatto Richarlison? Prima un gioco di prestigio con la testa con cui palleggia 3 volte come al circo. Poi mette giù e scambia con Casemiro, 1-2 per presentarsi da solo davanti al portiere. Battuto col piatto. La festa coinvolge anche Tite che balla con la squadra 20-17-17 gran parata di Alisson reazione della Corea del Sud. Wang H scarica un gran tiro dalla distanza ma Alisson vola e devia in corner, super parata. 20-13-13 raddoppio di Neymar su rigore. Appena 13 minuti e il Brasile è già sul 2-0. Richarlison si procura il rigore e Neymar lo trasforma con straordinaria freddezza. Però Ney è il secondo gol in questo mondiale, il primo alla Tunisia, e il 76 gradi con la Seleção. A meno uno da Pelé, 20-7-7 gol di Vinicius. Al primo affondo il Brasile passa in vantaggio, dribbling di Rafinha a destra e cross basso. Neymar non ci arriva ma sul secondo palo c'è Vinicius, che controlla e piazza sotto la traversa. 21 inizia Brasile-Corea del Sud inni nazionali e si parte, la Corea gioca il primo pallone. Tite recupera Neymar e lo lancia titolare nell'attacco verde-oro, dall'altra parte invece guida la difesa Kim del Napoli. 19:45 sono a caccia del primo gol al 91 gradi minuto dell'ultima partita, sono partecipato per la prima volta a un gol in questo mondiale con la Corea del Sud, fornendo l'assist per Wang per la rete che è valsa la qualificazione agli ottavi. Sonei ancora alla ricerca del primo gol in questo mondiale. 19:30 il dato curioso su Rodrigo. Rodrigo del Brasile ha fatto ammonire 3 avversari in questo mondiale, compresi 2 nell'ultima sfida contro il Camerun, più di ogni altro calciatore ancora nella competizione. Pur avendo giocato solo 114 dei 270 minuti a disposizione 19:15 le formazioni ufficiali Brasile, 4-2-3-1, Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Paquetá, Casemiro, Rafinha, Neymar, Vinicius, Richarlison, CT, Tite. Corea del Sud, 4-2-3-1, Kim Seung-Jae-Ku, Kim Moon-Hwan, Kim Min-jae, Kim Myung-won, Kim In-su, Wang Kim-beom, Jung, Wang E-kan, Lee, Hakkason, Ko S. CT, Paolo Bento. 19 curiosità su Brasile e Corea del Sud. Questo sarà l'ottavo confronto tra Brasile e Corea del Sud, il primo in una partita ufficiale tra le due formazioni. Il Brasile ha vinto 6 delle 7 gare precedenti, 1-P, di cui l'ultima per 5-1 lo scorso giugno. La Corea del Sud non ha mai battuto una nazionale sudamericana al mondiale, pareggiando 2 volte e perdendo 4.
Questa sarà la prima sfida a eliminazione diretta a un mondiale per la Corea del Sud dal 2010. Quando venne eliminata dall'Uruguay agli ottavi, 1-2. In precedenza, ha vinto solo una delle cinque partite subito dopo la fase a gironi nella competizione, 1-3, nel 2002 contro l'Italia. Il Brasile ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime sette occasioni in cui li ha disputati ai mondiali. Non vincendo nei 90 minuti solamente una volta e avanzando solo dopo i rigori nel 2014 contro il Cile. L'ultima volta che è stato eliminato a questo punto del torneo risale al 1990 contro l'Argentina. Stadium 974.